Ok, allora riprendiamo da dove. Avete fatto un po' di esercizi? Esercizi. Sul seminario non c'erano esercizi. Come non No, c'è? c'erano quelli vecchi. Io ho cercato la cosa che dovevo fare, l'unica che mi era rimasta, se non sbaglio, di Strn Copy, ma non sono riuscito a trovarla su il C, cioè su string.h tra la serie di quelle lì, non sono riuscito a capire come. Ma non è strncpy, si chiama. No, beh, sì, quella là. Quella là. Cioè, Dio, aspetta, come mi ricordo un attimo, sto prendendo il calendario. Allora, io vi avevo dato, no, non è vero, io ce l'ho scritti qua, vi avevo dato gli esercizi di fare maestrcat, maestrncat, maestrncompare, maestrncompare, No, maestrncompare, 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 ma
corsi qualora non li avessimo fatti, altrimenti nulla. Ma come nulla? C'è scritto. Allora, voi non guardate mai le pagine di Ma no, GitHub. ma no, ma se l'avevamo detto in, come si dice, in Sì, è diretta. vero, prof. È Come dici? vero, io pure mi ricordo quello che dice Giulio. Va bene, allora si vede che ci ho pensato dopo, però ve li avevo messi le cose, stanno sulla pagina di GitHub, guarda. Aspetta. Aspetta, eh. Comunque, aspetta un attimo. Allora, 24.03. Allora, aspetta. Qua c'erano l'incontro del 3 aprile con tutte le cose fatte, voi non ve li ricordate questi, ma io ce li metto tutti con tutto quello che avevamo detto. Compiti per casa. Questi ci stanno da un bel po', ma comunque va Però bene. fino non l'avevo, personalmente non l'avevo letto, Anche non io questi l'avevo non visto, se no l'avrei fatto. l'avrei Vabbè, detto, l'ho letti, ma non l'ho fatti. Che facciamo? Vogliamo fare questo o vogliamo andare avanti con le spiegazioni? Però questi vorrei che li faceste. Strcat è Facciamo, possiamo. la concatenazione di due Sì, stringhe. li possiamo fare per la prossima volta direttamente questi. Va bene. Ma vi dico rapidamente, compare, compara due stringhe. Le versioni con la N sono le versioni limitate nel numero di caratteri, mentre invece le versioni senza Senza la N fanno fino all'infinito. sì, sto pensando che qui c'è una cosa che non sapete. Vabbè. E poi, beh, ecco, stracciare, strerciar sono invece delle funzioni che indicizzano un carattere, cioè dicono dove si trova un certo carattere all'interno della stringa. Comunque su queste cose guardate i link che spiegano e dovete replicare il prototipo esattamente identico. Ok? Ok, vabbè, allora Ma andiamo. mi scusi, le due e mezzo ritornano tipo vero o falso? Ok. Ritornano in realtà in C il vero e il falso è 1 e 0. 1 è vero o 1 qualsiasi cosa che non sia 0 e lo 0 invece è falso. In effetti strcompare guardatele perché non ritornano
possono ritornare 1 meno 1 0 a seconda di adesso non mi ricordo bene, a seconda di se, perché possono servire per ordinare le stringhe. Ok. Allora ci leggiamo la... Vi leggete la pagina di manuale. Ok. Adesso, oggi, invece, avevamo questa cosa qua. Chi guida? Chi vuole guidare? Giulio mi sembra... un ottimo leader. Un ottimo condottiero. Un ottimo leader. Però un attimo, perché devo fare il cambio di Bluetooth, perché se di Bluetooth di router, perché mio padre sta andando al lavoro. Sta andando? Un attimo, Ma quanti router avete a casa? Ormai le case stanno diventando dei centri di calcolo, questa storia. Mi sa che intende il telefono che si vada a hotspot. Sherriamo. Sherrino. Ok. Come si esce la schermo intero? Okay. Ah, ma non facciamo più quello. Vabbè, tanto non. Cosa? Niente, vi ricordate c'era questo tipo di condivisione? Qual è la, quale tipo? Ah, quella con... Ma mi sembra una porcheria, a dire... Sì, infatti ho detto. Stanno un po' indietro. Poi un giorno faremo pure quella. E quindi... Mi puoi ingrandire un po' i caratteri? Ah, è vero, sì. Control più, ok. Ok, allora oggi vorrei rapidamente ripassare una cosa che è la questione dei puntatori costanti. Allora, vi ricordate la questione del const? Quando io dichiaro una variabile const int a, vuol dire che quella variabile è immutabile, viene inizializzata un certo valore, la devo inizializzare per forza e non si può più cambiare. Okay? I puntatori hanno due modi di essere costanti. Hanno la costante del contenuto del puntatore o la costante del puntatore stesso, cioè il puntatore non si può cambiare il contenuto del puntatore oppure non si può cambiare l'indirizzo. Vi è chiaro questo concetto? Sì. Ecco, per fare facciamo una piccola prova per farvi vedere quello che intendo. Scrivi int main, aperta parentesi, chiusa parentesi, apri le graffe, sì. Ok, e facciamo prima un puntatore a contenuto costante, questo si chiama const, int star, pc punto e virgola aspetta un attimo perché fai prima una variabile intera, scrivi int a uguale 23 punto e virgola, poi fai const int pc uguale ampersand a. Che cosa sto dicendo qui?
No, ampersand, non per cento, ampersand. Era questa qua. Sì. Ok. Lei commerciale. Che cosa sto dicendo qui? Stiamo dicendo che l'indirizzo, cioè che il puntatore, abbiamo inserito un puntatore costante che è stato dichiarato come, cioè che punta verso A, H come argomento A. Che punta ad A, ok, bravo, esattamente questo. Adesso ne facciamo, vabbè, questo è quello che, ok. Ok, adesso ne facciamo un altro. Int Mi const. devo un secondo assentare, scusate. Int const asterisco a no cp int const asterisco cp e lo punti anche lui ampersand a. Adesso facciamo allora per capire qual è la differenza tra queste due cose, ma vi è evidente, mi pare, no? Adesso facciamo due operazioni che sono vietate, quindi questo codice non compilerà. Ok? Whoops, mi è sparito il background. Mannaggia. Non vale. Allora, la prima operazione che è vietata è di cambiare il contenuto di asterisco PC. Ok? Quindi se tu scrivi il contenuto, quindi asterisco PC uguale 24, punto e virgola, questo vedrete che questo non compila. Ok. Un'altra, l'altra operazione che non funziona è più più cp, cioè cambio l'indirizzo puntato. Ok, vado una locazione di memoria in avanti. Ok? Questo è vietato, mentre invece, adesso vai avanti, scrivi una riga sotto. Adesso queste poi le commenteremo. Se io faccio più più PC, questo è permesso perché cambio l'indirizzo e non è costante. Ok? E anche asterisco CP, asterisco Forse CP. non mi ricordo, quindi che cambia se scrivo prima const di int e prima int? È quello che vi sto spiegando, è quello che vi sto facendo vedere. Cioè, Perché una è permessa. se io scrivo, no, 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 sono tutte e due, vietano due cose diverse. Uno vieta il cambiamento di contenuto e l'altro vieta il cambiamento di indirizzo. Ah, Il ok. primo vieta il cambiamento di contenuto, il secondo vieta il cambiamento di indirizzo. Perché l'indirizzo non è che non deve essere, non è costante. Ah, quindi prima sta dicendo che è costante l'indirizzo, ma è No, variabile. no, il primo sta dicendo che è costante il contenuto, il È secondo sta costante con. dicendo che è costante l'indirizzo. Ok? Allora,
asterisco CP uguale 24 invece è permesso. No? Perché alla riga 9 io cerco di cambiare il contenuto e non me lo farà fare. Questo, ecco, la riga 12 sarà permessa. Speriamo, eh? Adesso compiliamo e vediamo. Non ce ne frega niente di stampare niente, perché tanto si tratta solo di... Gli provo a compilare. Sì, ma era giusto per farvi vedere, toccare con mano il problema. Bam, bam, bam. Ok. Sì. Ok, adesso non è chiara una cosa. No, lui sostiene che la riga 12 non è permessa. Sta a vedere che non mi ricordo bene. Comunque prova a scommentare la riga 9, a commentare la riga 9, cioè mettici dei commenti intorno, in maniera che arriviamo fino alla riga 12. No, non è commentata però. Vabbè. Non è così. No, aspettate un attimo, perché questa cosa mi prende alla sprovvista. Giù, puoi spostare un attimo il terminale? Sì, scusa. Allora, ok, constant pointer versus ok. Beh, per esempio, questo adesso vi metto un link. Che dice esattamente quello che stavamo dicendo. Ah no, scusatemi, ecco qual è il problema. No, è che ho messo l'asterisco nel punto sbagliato. Alla riga 7 l'asterisco è int star const. Ok, riproviamo un attimo. Questa non la... Togliendo anche asterisco alla il commento sotto? Lasciandolo. No, è tutto come da... Adesso il punto è che la riga 10 è sbagliata. Ok? Sì, questo scherzo che hai fatto alla riga 9 in certi compilatori... Infatti, secondo me, Giulio, in realtà te lo fa vedere come commentato Atom, ma in realtà non è commentato. Ah, ok. No, è commentato. No, è commentato, però certi compilatori non passano, non possono innestare i commenti uno dentro l'altro, quindi devi fare... apri commento e chiudi commento sulla riga 9 e sulla riga 10. Ma vogliamo vedere, vabbè, tanto abbiamo visto. Sì, questo non compila.
e anche questo non compila. Però non dovrebbe dare due errori diversi in realtà. Sì, infatti dà due errori diversi. No, prima dava lo stesso errore perché mi ero sbagliato a mettere il... Ok, sì, a definire le variabili erano uguali. Per cui lui lo interpretava comunque come una costante, cosa che non sapevo, pensavo che se la const stesse vicino alla variabile era considerato costante. Ma ha senso perché si legge da sinistra verso destra, cioè int star è un puntatore e poi const vuol dire che è un puntatore costante. Comunque ricompila, questo dovrebbe compilare. Il che significa che appunto io posso vedere i puntatori, sostanzialmente la questione del costante sui puntatori ha due possibili declinazioni, mentre invece nelle variabili, una variabile è una costante, punto. In realtà, se voi ci fate caso, una variabile è sostanzialmente un indirizzo costante, no? Cioè io A non posso cambiare l'indirizzo di A. Ah, sì, ho capito. È una locazione di memoria che ha un indirizzo costante. Capite? Mm-hmm. Come se per esempio in C scrivo una stringa, la cucio dentro un quella stringa ha un indirizzo costante, no, non è cambiabile. Ok? Ok. Vabbè. Questa è salviamo sempre PTC comunque. Come? Come lo salviamo? Io l'ho salvato PTRC. Vabbè, ma comunque poi ve li ritrovate, quindi poi basta che Giulio me li manda e siamo a cavallo. Ok. Bene. Adesso. Vabbè, su quello che riguarda l'equivalenza tra array e puntatori le abbiamo già viste. Ci sono cose poco chiare? Giusto come passare per bene senza confondersi i puntatori all'interno di funzioni. Cioè quando noi vogliamo fare, il prototipo di funzione e poi utilizzare una funzione, come inserire bene questa cosa dei puntatori, perché faccio fatica, nel senso. Allora, facciamo un esercizio, così facciamo la funzione swap, ok? Salute. Che swappa due caratteri. Ha scritto swap? Sì, che swappa due numeri, per esempio, ok? Allora, facciamola così. Void. Allora, facciamo prima la versione sbagliata. Quindi questa è swap 0 in realtà. Allora, credo che vedrete subito che è sbagliata data la vostra approfondita conoscenza. Allora, swap, aperta parentesi, int virgola a, int virgola b. No, scusa, non int, int, int a, oggi sono tutto scambiato. Int virgola. Poi vai a capo e apri le graffe. Cosa si può fare qua? Si fa int tmp. Int? Tmp, temporaneo. Temp uguale a. No?
poi B uguale A, punto e virgola, A uguale temp, scusami, no, scusami, int temp B, scusami, oggi è tutta così, int temp B, no, 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 int temp uguale B, scusami, B uguale A e poi A uguale a temp, vero? Temp P. Sì. Cioè, se l'obiettivo è quello di scambiare le robe, sì. Sì? Le scambia questo? Proviamo. Ma quello sbagliato prima. Int temp uguale B. Allora, proviamo un attimo. Facciamo alla riga 12. Dichiariamo due variabili e le inizializziamo. Int A uguale 23, virgola, no, virgola B uguale 16. Questo si può fare, è un costrutto che si può usare, di inizializzare varie variabili dello stesso tipo in questo modo. Swap A virgola B e poi punto e virgola, e poi sotto mettiamo printf, no, A due punti per cento D, no, beh, ce dobbiamo, per cento D, virgola B due punti per cento D, e poi no, B, A virgola B, ok? Proviamo, compiliamo. Non è swap 0? Non lo so, come si chiama? Swap 0? Swap 0. Uh-huh. Ok, punto slash swap 0. Eseguilo. Non l'ha fatto. E perché non l'ha fatto? Se noi inseriamo temp che è uguale a B. Sì. E B che è uguale a... temp diventa 16. B diventa 23. È perché così A riprende un'altra volta... Se noi rimettiamo un'altra volta... No, boh, non lo so perché. È perché quello non ritorna niente. Cioè, questo swap adesso così non sta ritornando niente in realtà. E allora? Dici per il void? E quindi dobbiamo dirgli di ritornare le variabili che ha manipolato, diciamo. Ma può tornare una sola? Delle variabili. Dovremmo metterci magari dei puntatori invece, modificare i puntatori e quelli di conseguenza non devono essere tornati. Perché di questa cosa è molto semplice. Nel momento, allora, questo è l'esempio principe che si fa sempre per dimostrare che gli argomenti in C sono passati per valore e non per riferimento. Okay. Intendo dire questo. Quando io passo gli argomenti a swap, non li passo A e B, li passo 23 e 16. Ok? Quelli A e B che voi vedete alla riga 3 sono argomenti della funzione swap che sono nello stack. Ok? Mm-hmm. Io lì in realtà li sto passando 23 e 16.
quelle, l'uso che io faccio dentro la funzione swap di scambiare, scambiare le cose, sta tutto nello stack e poi spariscono. Cioè, quindi, quando io vado a vedere, cioè le variabili che voi vedete alla riga 12 non sono le stesse variabili che vedete alla riga 6 e alla riga 7. Capite questo? Però si sarebbe potuto fare tipo A uguale swap di A e B e qui ritorna A e poi farne un altro B uguale swap di sempre certo, questo. Ma l'ho fatto in questo modo per farvi vedere una cosa specifica, quella che vi sto dicendo. No, a parte il fatto che è una porcheria quello che proponi, però... Però perché funziona solo in certi casi particolari. Invece adesso la facciamo la versione che funziona, ok? Okay. La versione che funziona è ovviamente fatta con i puntatori. Quindi fai il swap 1, chiamala swap 1, facciamo un altro file. Però volendo può sempre essere inizializzata void, no? Certo, deve essere inizializzata void, perché non li puoi ritornare tutte e due. Sì, era praticamente quasi uguale, però void, swap, aperta parentesi. Adesso facciamo int star a, virgola, int star b. Quindi questi non sono più puntatori, e aperta graffa, e facciamo sempre la stessa cosa. Int tmp uguale star b. No, ricordati che b è un puntatore a questo punto. E poi star a. Sì. Star a. Uguale star b, aggiungere lo star punto e virgola, sì, perché sto spostando i contenuti, e poi star b uguale star b uguale star a, oddio santo, oggi sono tutto invertito, e poi star a uguale temp. Perché lo stiamo scrivendo alla gamba? Perché gli andava? Non devi rompere cazzo. Ecco. Funzione. Scusa, non ti voglio accendere. Molte tocca editare tutto. È vero, ti tocca editare tutto. Uh-huh. Aperto. Al minuto 46. A uguale 23, B uguale 16. Ok, scrivete il resto. No, non c'è bisogno, no. Allora, swap, chiami swap. Mm-hmm. Cosa gli devi passare adesso? Due puntatori. Bravissimo. No, perché mi ha dato come errore il compilatore. Questo mi ha praticamente tipo succhiato qualcosa come 3 miliardi di neuroni, questa cosa. Bravo, printf. Sono sicuro che ti verranno rifusi. A, virgola, B. Ok, compiliamo. Wow, ragazzi! Che mostri!
Ok. E quindi bacioni. Coni. Bene. Pessoroni. Vi dovete sempre, sempre ricordare che quando chiamate, siccome in C la vostra vita viene passa attraverso il fatto di scrivere funzioni, vi dovete sempre ricordare che le funzioni hanno variabili volatili che spariscono una volta usciti dalla funzione, che quindi tutto quello che c'avete lì dentro, a meno che non siano dei puntatori, sparisce. Ok? E i puntatori, quello è un utilizzo principe dei puntatori. Ok? Adesso volevo fare un'altra cosa per mostrarvi un altro aspetto dei puntatori, cioè come funziona l'aritmetica dei puntatori. I puntatori si possono sottrarre, aggiungere, cioè hanno le regole dell'aritmetica. Per fare questo... Come li chiamiamo? PTR0, PTR1, come ti pare? PTR... Sono già occupato. PTR arit 0. Mettiamo sempre un numero perché poi non so quanti ne scriviamo di questi. Ok, allora adesso qui dichiariamo dunque in cima facciamo così, definiamo una struttura dati. Prima alla riga 2, insomma, lasciando una riga libera, ma sopra il main. Allora, questa struttura dati non serve a niente, ma serve solo per occupare spazio in memoria. Permesso, grazie. E, per cui scriviamo struct big. No, spazio big. Si chiama big la nostra struttura. Vai a capo. Apri graffa. Questa è la definizione di come è fatta la struttura dentro. Non mi serve a niente, voglio solo occupare spazio in memoria, fare una struttura grossa. Quindi farò double, che sono i numeri più grossi che ci stanno, che ci siano, pardon. Super big, non so che... aperta quadra 1000, ci mettiamo dentro 1000 double, così occupiamo memoria. E poi un'altra, che ne so, ci mettiamo mega big. Madonna, secondo me abbiamo qualche deformazione insieme, perché ho pensato alla stessa cosa, o semplicemente sono persone poco originali. Va bene. Sì, è un po' stupido, ma potremmo farlo, no, farlo non di double, ma farla di long, va? Che sono grossi uguali. Non so, volesse cambiare il nome, però. Detto. Mettici... E uno. Ah. Ok, punto e virgola. Ok. Adesso sotto dichiariamo una serie di variabili. Allora, facciamo car small punto e virgola.
vai a capo, int medium. Double large, è un menu del Mac. E poi facciamo struct big, perché quello è il patatine, no, spazio big, spazio huge. Yeah. Ok, adesso dichiariamo quattro puntatori che puntano alle varie cose. Quindi car star, small p, e poi facciamo uguale ampersand small, punto e virgola, cioè gliela facciamo puntare, e facciamo int star medium p, eccetera, eccetera. Large P. Large P. Ok. E io... No, aspetta, mo. Ok, basta. Adesso facciamo un printf, vari printf, per farci vedere quando noi andiamo a incrementare un puntatore, ok, che cosa succede con i vari puntatori, d'accordo? Quindi facciamo, scrivi, no, il printf lo facciamo così, allora scrivi al posto del %s, scrivi small, oppure se vuoi scrivi car, così ci rendiamo conto. Allora, prima scriviamo il puntatore dove sta puntando adesso, cioè la locazione giusta, ok? E quindi a %p, ok? Poi scrivi increment, no, ah ok, sì, %p di nuovo, e poi virgola difference, facciamo la differenza tra i due, 2 punti %d, perché la differenza sarà un intero, un puntatore meno un puntatore fa un intero, ok? Quindi scriviamo small p. Adesso gli argomenti di questa roba sono small p, virgola, aperta parentesi, oppure small p più 1, no, 2L, e poi virgola, aperta parentesi, small p più 1, chiusa parentesi, meno small p. Ok? Bene, questa riga qua la possiamo ricopiare e facciamola per tutte le varie differenze. Cioè, le dimensioni, no? Per tutte le variabili, lo facciamo per l'int, però, ok, sì, quindi questo è int,
questo è tutto uno, e invece qua ci va double P, eccetera, eccetera. No, medium P, sì. Prof, ora com'era non è proprio chiarissimissimo cosa fa, aspettiamo di compilarlo? Direi di sì. Beh, allora, quello che faccio in questo, in questa cosa, mi metti anche lo huge. Quello che faccio è, prendo l'indirizzo che ho, lo incremento di 1, no? Qui come faccio a... che metto big? Ah, giusto. No, è struct big asterisco. Questo è un puntatore a una struttura big. Big P uguale ampersand. No, è huge P. Vabbè, insomma, quello che è. Francesco gli ha crashato la connessione un attimo. Mm-hmm. Eccolo. Huge, punto e virgola, e poi aggiungi un'altra riga. Ok, compili. No, Gini, non lo puoi dire, stiamo registrando. Siamo in fascia protetta. Siamo in prima serata. Fascia protetta. Però, ma li monetizziamo i video? Lì? Ci mettiamo le pubblicità? Ah, manca un punto e virgola. Dunque, questa è una cosa importante. La struct alla riga 7, quando si finisce la definizione delle strutture, al contrario delle funzioni, le strutture vogliono un punto e virgola, cioè sono una frase in realtà. Ok? Le monetizziamo? Non so che cosa significa, fate tutto voi. Ogni 2 minuti pubblicità. Bar di Mimmo, roba del genere. Allora. Interessante. Interessante. Aspetti un attimo, ma questo è un fottuto esadecimale. No, Giulio, non le puoi dire queste cose. E qual è il tuo problema? Non sai contare in esadecimale? No, sì, ma l'abbiamo fatto appena imparato in matematica, quindi mi sono fomentato. Ecco, adesso ci rifomentiamo. Dunque, fate, ingrandisci sta cosa che non vedo niente. Ok, allora vedete che la differenza mi dà sempre 1, no? Però facciamo un attimo i conti. L'indirizzo di car è 060061FF0F, lo vedete? Sì. Quello subito dopo è 0061FF10. Infatti la differenza è 1. La differenza è un cosa? Nibble. No, è un byte.
ok? Cioè l'indirizzo seguente è un byte dopo. Ok? Perché vedete che okay. È il numero immediatamente seguente. Scusi, è A, B, C, D, E, F e poi 1. Poi 10. Ok. Cioè, dopo finisce. Diciamo che quello lì è un 15. Il 0F è 15, no? Mm-hmm. E 1-0 sarebbe 16. E 1-0 sarebbe 16. Ok, adesso vediamo quello sotto. Gli interi. Ok? Il primo indirizzo è 08 finale, no? Mm-hmm. Il secondo è 0C. Che cos'è 0C? Dato da 8 a C sarebbe 8, 9, A, B, C. Quindi sono passati 5 in mezzo. Sono passati, dunque C è 12 veramente, no? A e B è 12, sì. Sì, scusi, ho contato anche 8, in realtà 4 ne sono passati, sì. 8 sono più 4. 4. Quindi sono 4 byte, ok? Vedete okay. Che lui, il compilatore, lo fa automaticamente, cioè lui calcola per voi. Nel momento in cui voi dite questo è un intero e io lo incremento di 1, lui mi incrementa l'indirizzo per un intero. Fighissimo. È tutto lì, il trucco dei puntatori è tutto là. Il compilatore fa questo lavoro per voi. Ok, vediamo il double. Il double sta in un indirizzo secco 00 e l'indirizzo seguente è 08, quindi questo è facile da calcolare, sono 8 byte. Ok? Questo è grave. Ok, sì, vediamo questo. Questo è di 018 e va a FF00. Vabbè, quindi possiamo prendere FF00 che è sostanzialmente questo è 4096, no? Che se io so tutti, meno 4096 meno 16 per 16. 256? Sì. Meno 256. E però parte da un indirizzo che è molto più piccolo. Ok? Mm-hmm. Quindi, perché? Perché quella struttura dati è molto grossa. L'abbiamo fatta apposta. Ok? Mm-hmm. Ecco, questo è un aspetto fondamentale dei puntatori. Va bene? Che appunto è per questo che si dichiarano, se ne dichiara il tipo, altrimenti non ci sarebbe bisogno, no? Si potrebbe dichiarare un tipo neutro, no? Che è semplicemente un puntatore. In realtà... il tipo neutro c'è in C ed è il void pointer. Ok? Proviamo a rifare l'esercizio, questo esercizio con i void pointer invece. I void pointer che cosa sono? Sono dei puntatori che è possibile, cioè sono dei puntatori neutri, di cui non sappiamo il tipo vero. Ok? Quindi qualsiasi indirizzo può essere un void pointer, però mi perdo tutta l'aritmetica. Ok? Quando gli diciamo di incrementare, lui di quanto incrementa? Un void pointer? Eh sì. No, non lo so. Questa è una cosa, perché
credo che abbia bisogno di forse incrementa come un car. Adesso prova a fare, proviamo a farlo, non sono sicuro che funzioni. Dunque, come lo potremmo fare? Ok, aggiungi dei void pointer, facciamo così. Metti alla riga 18, aggiungi una riga, e metti void pointer star. Allora, dichiariamone vari tutti in una riga senza... questo è uno, è separato? Cosa? È un file separato questo, pointer arit 1. Ah, ok, sì, poi lo salvo. Allora, fai small vp uguale small p virgola asterisco medium vp uguale medium p. Questi sono tutti void pointers. Large vp uguale large p e huge vp uguale huge p. Punto e virgola. Ok, adesso sotto, nelle righe sotto, sostituisci, quando semplicemente sostituisci là dove fai l'aritmetica, cioè, no, quello non, no, quelli no, quello nemmeno, small p più 1, adesso fai small vp più 1, meno small vp. Cioè, l'aritmetica la facciamo con i void point. Non so se funziona, veramente. Questo medium VP uguale, eccetera. Perché con i void pointer lui dovrebbe perdere, dovrebbe ridare soltanto l'indirizzo. Senza, quindi calcolare l'effettiva distanza in, in non so cosa. Questo è l'uno, dovrebbe essere. Almeno ha compilato. Vediamo cosa fa. No, non ci casca. Non ci casca e non so perché però. Non l'abbiamo pregata. No, perché il void pointer in realtà non fa più riferimento a un tipo. Io vorrei che abbia capito bene questa cosa sto void pointer. Allora, il void pointer... Non ha funzionato. È un modo... No, non ha funzionato. Pensavo che... Beh, ci devo pensare un attimo. Non è... Pensavo questo... Cioè il void pointer è semplicemente un puntatore neutro, di cui non sappiamo il tipo. Cosa succede quando non sappiamo il tipo? Non sappiamo il tipo vuol dire che no, l'aritmetica che facciamo non funziona. Capite quello che voglio dire? Cioè questa aritmetica che vi ho fatto vedere nell'altro programma, cioè il fatto che i puntatori incrementano, decrementano ho capito qual è il punto no, è che io qua
Dunque, il punto qual è? È che effettivamente io lì faccio small vp più 1 meno small vp, e quello incrementa di 1, secondo me, e poi fa la sottrazione e dice, vabbè, c'è 1, ok? Io dovrei fare un'altra cosa. Dovrei fare quello che si... Beh, così vi insegno a fare i cast. Adesso te lo faccio scrivere e poi vediamo se ho ragione. Avete capito qual è la cosa? Se io qua... È stata la mezza lezione. Ma se vai a spasso... No, mo frullo tutto di sotto. Allora, il punto è, se io qua... Io qua che cosa gli sto chiedendo? Dici, dammi l'indirizzo di small p, dammi l'indirizzo di small p più 1, poi fammi la differenza tra small vp, che è un puntatore neutro, più 1, meno small vp. È chiaro che lui mi risponde 1. No? In qualsiasi circostanza. Perché sto usando lo stesso tipo di puntatori. Capite? Pronto? Sì, no. Io non ho capito che dimensione gli mette. Allora, void pointer è un puntatore di memoria che non ha un'indicazione di tipo. È un puntatore neutro. Ok? Quindi se io lo incremento di 1, io non so nemmeno di quanto si incrementa, suppongo di un byte, ok? E poi dopo lo sottraggo a se stesso, è chiaro che mi dirà 1. Quello che io volevo ottenere è che lui mi desse l'indirizzo puntato da small p, ma small p più 1 non è uguale a small vp più 1. Scusate, nel caso di car è uguale, ma... huge vp più 1 incrementa di un byte, ok? Mentre huge p più 1 incrementa di non so quanti miliardi di byte. Capito? Pronto? Ah, non ho capito quindi che cos'è questo, cioè, questo... Allora, quello che io volevo fare è che la terza stampa mi desse la dimensione effettiva in byte. Se io gli chiedo di farmi la differenza tra huge p più 1 e huge p, è chiaro che lui mi risponde 1, perché lui è andato avanti di una struttura big. Ok? Però se voi andate a guardare gli indirizzi, abbiamo visto che sono tanti byte, non sono un byte solo, mentre nel caso del car sono un byte solo effettivamente. Pronto? Ma più che altro, perché facciamo quella sottrazione con medium vp? Cioè, se volessimo fare questa cosa, andremmo a fare tipo small p appunto più 1 meno small vp? Sì, appunto. Però il problema è che non sono compatibili small vp e small p. E cioè, lui che facci l'errore? Penso di sì. Possiamo provare a farlo. Fai small p più 1, invece di fare small vp più 1, fai small p più 1, o forse no, forse non lo dà perché... Non lo dà. Vedi? Dice 1 è un car pointer e 1 è un void pointer. Ok. No? Non sono la stessa cosa. Okay? No, ok. Allora come si fa in questo caso qua? Si fa, così imparate un'altra cosa, si fa quello che si chiama un cast. Cast vuol dire un gesso, un calco, ok? In cui si dice, no, io so quello che sto facendo e... converto il mio tipo a quello che converto, forzo il mio tipo a essere quello che ti dico di essere. Ok?
Capite che cos'è un cast? Mm-hmm. Io per esempio posso dire prendo un double e ci metto 20, poi possiamo fare esercizi con i cast, ma insomma prendo un double e poi gli dico lo casto a int, no? Il compilatore si arrabbierà, però lo fa. Si arrabbierà perché dice vabbè, ma io del double mi perdo metà dei pezzi quando o lo casti a un char, per esempio. Ok? Mm. Se il numero è troppo grosso, il cast darà un risultato qualsiasi. Certo, cioè si perde delle informazioni. Si perde dei pezzi, però lo fa, ok? Allora il cast si fa così. Giulio, ci sei? Questo sembra il terzo atto del Don Giovanni, no? Quando c'è il Don Giovanni che costringe a parlare Leporello, perché Leporello c'ha la bocca piena. Allora dice, fischia un po', fischia quest'aria, Leporello, questo qua lo conosco purtroppo. E vabbè, è bellissimo. Pensate, nella fine del Settecento questo qua che fa cantare la gente a bocca piena, vabbè, insomma lasciamo perdere. Va bene, allora adesso per fare questo dobbiamo fare un cast, facciamo il cast alla riga 22 e poi fate il resto. La riga 22 fai così, metti invece di small p più 1, no, non qui, quello dopo, quello dopo, metti small, invece di small vp metti small p, però adesso lo dobbiamo castare, quindi prima delle parentesi apri un'altra parentesi, anzi altre due, no, vabbè lasciamo perdere, e scrivi void pointer, void spazio asterisco, e poi leva la, non la prima, ma la seconda parentesi. E poi quella parentesi la chiudi prima del meno, sì. Ok, cosa sto dicendo qua? Io sto dicendo, fai l'incremento del puntatore a char più 1, e poi il risultato, che è quello ritornato a sinistra, me lo converti in void pointer. E si può fare anche con le variabili questa cosa? Certo, lo puoi fare cast, lo puoi fare su tutto. Non lo sapevo, cioè non ho mai visto fare, fighissimo. Filippo, tu segui dei corsi di C che sono... sono... incompetenti. Va bene, facciamolo per tutte le altre righe. Allora, fatelo da voi, qualcuno detta oppure... Facciamolo. Sì, questo fatto, ecco, per esempio le lezioni a distanza non permettono il fischiettamento che è tanto caro a Giulio. Proviamo a compilare questo. Ah, devi togliere le V. Ah sì, giusto. Ah, è vero. Una volta Francesco ha parlato non era senza senso. Allora ha compilato. Ok. Donna Francesca, quanto stai avanti. Mamma mia. Devi un computer nuovo. Allora, vedete che effettivamente adesso funziona. Ok? Lui segna la differenza effettiva. Ok. Vedete che differenza qua. Lì dunque, vediamo se è giusta, facciamoci il conto. I double avevamo detto che sono 8, e mi sa che i long sono 8 pure quelli. Quanti ne abbiamo fatti? Scusa, fammi vedere il codice.
Allora, 8 per 1000 sono 8000 e i long saranno 8 anche loro, sono 8008. No, i long evidentemente sono 4. Quanto mi dà in tutto? 12.000 e che cosa? 12.008. 12.008. Quindi sì, è possibile che sia questo qua 8. Cioè, quindi dovrebbe essere long 8.008. Professore, a me questa cosa qua non me la fa fare di void. Mi dice invalid use of void. Però può essere sia il mio compilatore che è un po' scemo e basta. No, 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 te la deve far fare, non è giusto il, non è giusto il codice. Scusa, puoi condividere un attimo lo schermo e vediamo quello che... Sì, non so se può essere legato al fatto che io sto usando un compilatore di C++. Però mi sembra strano, qua, mi dice invalid use of void. Ma tu non stai usando GCC? No, infatti può essere che io appunto stia usando una versione di C++ che non mi permette di passare. Prova a non chiamarlo CPP, prova a chiamarlo C. Beh, queste sono quelle stupidaggini. Ok. Perché il C lo deve fare, il C++ è possibile, perché tutte queste cose, questi sono trucchi schifosi che introducono i trucchi sui cast, bisogna usarli con estremo. È vero, sì, lo fa, cioè lo compila adesso. Perché il punto è che il C++ vieta alcune di queste operazioni. Ho capito. Prova un po'. 1, 4, 8, 16.000. Ma tu hai dei numeri diversi? Su... Perché vedi che... Sì, scusi, sì. Ho questo qua che è 2000, non è 1001. Ok, quindi sì, c'ha senso. Quindi la dimensione è un po' più grande. No, beh, ma sono sempre comunque 8 e 4. Sì, sì, quelli sì. Long. Li vengono uguali. Come mai esce però 12.008? Questo stavo... Perché tu... perché dovrebbe essere 12.004, vero? Se... Dove, scusate? No, nel suo codice. Adesso ricondividi il schermo di... Sì. Sì, anch'io pensavo, dovrebbe essere 12.004, perché mega big dovrebbe essere lungo 4.004. Cioè, 4.004 è 8.008. Forse è 8.008 questo e 4.000 questo. No. No, perché abbiamo visto che double è grande 8. Quindi super big è... Se no possiamo pure provare a fare una... Possiamo fare una prova e mettere al posto di int long, oppure al posto di double long al volo e vedere quanta grandezza ha. Mi sembra un'ottima idea. Una cosa di servizio? Non fa mai bene in vita. Io torno subito, vado un attimo a rifilare il caffè. Basta togliere così, no? Mi pare di sì. Aspetta un attimo. Dunque, large P deve puntare a un long, però. Double large deve essere long large. Incidentalmente, appunto, non potete combinare, far puntare un puntatore long senza un cast. Col cast si può far tutto, ma senza un cast non potete puntare con un puntatore long a un double e cose di questo genere. Appunto perché sfalsa tutta la matematica.
l'aritmetica dei puntatori. Long è 4, sì. 4. Quindi rimane il mistero del perché allora si può fare un'altra cosa. Vediamo, fai un commenta alla riga 6, commenta la parte long. Dovrebbe venire 8.000 secchi. Questa la commenti, improvvisamente la struttura... No, commenta fino alla fine, no? Quindi questa... Infatti è 8.000 secchi. Adesso facciamo il contrario, commenta la parte super big. A meno che lui non... adesso. 4.004, che è giusto, ok? Allora lui si mangia 4 byte per qualche motivo. Cioè, forse per un motivo di allineamento. Cioè, il problema è questo. Nelle strutture molto grosse, allora bisogna vedere come è fatta la macchina. Cioè, se questa per esempio è una macchina 64 bit, questa si allinea ogni 8 byte. Capite? Allora, quando si usano CAR, va bene, lui usa 8 bit di parole molto lunghe per comprimerci dentro tutti i CAR possibili ed immaginabili. Ma quando usa strutture grosse, lui si prende lo spazio allineandolo a quello che gli serve. Quindi in realtà questa cosa qua, possiamo fare una prova. Prova a fare che rimetti il super big e facciamo che il mega big è grande 1200, non 1001. Dovrebbe prendere sempre 12.008, se è vero quello che sto dicendo. È un problema di allineamento in memoria. Cioè lui dice, vabbè, questa è una roba, ecco. Eh sì. Vedete? Quindi questo che cosa vi dice? Per esempio che se avete delle strutture molto grandi con tanta roba, in realtà conviene stare allineati sulla dimensione della parola della macchina, per esempio 64 bit, che sono 8 byte. No? Ah, mi scusi, quindi che succede? Che l'ultimo dato, che qualsiasi cosa ci mettiamo dentro, un po' se lo perde? No, non è che se lo perde, no, lui la grandezza di big è 12.008 byte, perché essendo una questo però è perché questa è una macchina 64 bit. Se fosse compilata su una macchina 32 bit, probabilmente allineerebbe su 4. Capite? Sì, ok, ma avere dei bit in meno significa automaticamente... No, non se li perde. No, allora, quando tu metti 1001, lui allinea a 8 bit, quindi c'ha un byte in più. Ok? Ma noi ci aspettavamo che ci fosse... cosa. Noi ci aspettavamo che ci fossero più byte di quanti non ci sono. Non... Cioè, ora ce ne sono di meno di quanti saremmo... No, ce ne sono di più. Questo dovrebbe essere 12.004. Ah, ok, mi scusi. Ok. Ci sono 12.008. Ok, ho capito, mi scusi. Adesso potremmo fare un altro esperimento. Potresti aggiungerci un CAR. Aggiungi dentro la struttura. Guarda, facciamo un esperimento divertente anche. Aggiungi dentro la struttura, aggiungi un CAR. CAR fill. Sì, poco, va bene. Chiamalo come te pare.
Figlio di Filippo. Pensavo figlio. Punto e virgola. No, 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 punto e virgola. Mettiamo, oppure sì, fai aperta quadra, però di 1. 1. Ok. Io scommetto che la dimensione è sempre 9/8. Ok, adesso aumentiamo di 1. Scommetto che la dimensione va a 16. Beh, diventa... Anche se non oriente. Invece no. Questo invece è strano, perché questo se lo perde. No, ma è salvato? Aspetta un attimo. È salvato, sì. Però un attimo. No, questo non... Do... Questo beh, non... perderselo non se l'è perso, però non ha allineato. No, è sì che se l'è perso. Questo si è perso un byte. Perché questo non è allineato, questo c'ha 1000 per 8, 8000, 1001 per 4, 4004, ah no, aspetta, no, per allineare 4004 fai poco di 5, scusami, giusto, questo no, c'ha ancora 4 byte, se io ce ne metto 5 dovrebbe andare alla prossima parola. Capito? Ah, perché... perché fino a quando io ho 4 byte va tutto bene. Ok, vai. Ecco. Infatti è andato a 16. Io adesso qua in realtà ce ne potrei mettere altri 4, altri 12 byte. E sto sempre a 16. Ok? Se ce ne metto 13 mi va al prossimo, 32. Mm-hmm. Vedete? Mm. Questo è carino per dimostrare come alloca la memoria, però... No, 24, giusto, scusami. 16 più 8. Ok? No, questo è un esperimento carino. Ok? Tutto chiaro? Mm-hmm. Questa è roba difficile, non è proprio immediata. Ok. E schere? Come? E schere? È sempre prof. Gergo interno. Gergo interno. Va bene, non mi fate dire cosa penso. Sennò... Ok. Adesso affrontiamo, allora, sempre più difficile, doppi puntatori, ok? Cioè, puntatori di puntatori. Spingitori di cavalieri. Spingi. Sono io che stiamo alzando. Allora, i puntatori zero sempre. I puntatori di puntatori sono semplicemente... dei puntatori in cui che contengono degli altri puntatori, i quali a loro volta puntano a qualcosa, ok? E potete fare puntatori di puntatori di puntatori e così via, ok? Quindi scriviamo un primo cosa tanto per capire. Allora, come si chiama in gergo? È diventato trasparente dopo lo starnuto. Ok. Ok, allora, int A. Uguale 23, sempre, punto e virgola. Int star pp
Questo è un puntatore singolo che punta ad A. Ok. Adesso facciamo un doppio puntatore. Int. No, scusami, questo il primo chiamalo P. Infatti. Il secondo lo chiamiamo PP. Star, star, no, due volte stella, PP, è uguale a P, punto e virgola, giusto. Adesso facciamone uno triplo, tanto avete capito. Int star 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 PPP uguale a PP. Ok, quindi qui abbiamo un puntatore. Il singolo è star P, no? Star P, ok? Cioè, non ci vuole la E commerciale? Perché quello è già un puntatore. Puntatore. Ah, ok. No? Quindi no, mm-hmm. Ah no, scusami, no no, c'ha ragione Francesco, per la seconda volta oggi. È vero, ci vuole l'infaia. Ho detto nel momento di sconnessione, ho parlato con la macchina. Sì. ci vuole l'indirizzo. No, che hai messo come segno? C'è un segno in più? Non so. Ok. Ok. Va bene. Giusto, c'ha ragione Francesco. Adesso stampiamoci sta roba. Ok? Allora, facciamo un primo printf che ci fa vedere. Allora, scriviamo P due punti e questo mi darà l'indirizzo, virgola, asterisco P, due punti per cento D, questo è il valore, no? Poi, virgola, poi un altro tab se vuoi, asterisco PP. Questo è il... No, scusami, prima di asterisco PP mi fai PP per cento P. Questo è un puntatore di puntatore, ok? Poi, asterisco PP è sempre un puntatore, due punti per cento P. Poi, backslash T ancora. Asterisco, asterisco PP è il contenuto. No, no, deve stare su una riga sola. Se ho capito bene quello che vuoi fare, metti tutte le cose dello stesso tipo su una riga. Quindi backslash T, no, 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 andava bene il backslash N quando stampi le cose. Poi però tutti i backslash T, questi sono, ok, due punti per cento D. Questo stavolta è il contenuto del contenuto. Ok? Poi adesso lo facciamo tre volte. PPP, due punti per cento P, è un puntatore, no? Backslash T, asterisco PPP è sempre un puntatore, no? Due punti per cento P, backslash T, asterisco asterisco PPP è sempre un puntatore, ok? Per cento P e così via. E poi dopo asterisco asterisco due punti per cento P, no, mancano i due punti, va bene, e poi backslash T asterisco 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 PPP, finalmente è il nostro numero, due punti per cento D. Ok, adesso dobbiamo mettere gli argomenti, quindi è, non abbia capito troppo, adesso P virgola asterisco P, virgola, poi ci va PP. Forse era meglio fare tre printf, così era un po' più chiaro. No, ma vedrai che adesso quando lo vedete è chiaro. Asterisco PP. Lei ha troppa fiducia nell'impero. Virgola,
Beh, ma dovete sforzarvi un pochetto. Asterisco, asterisco, pp, virgola. Poi pure io mi devo sforzare. Ppp, virgola. Asterisco, ppp, virgola. Asterisco, ppp, asterisco, asterisco, ppp, asterisco, ecco. Giù, puoi fare una cosa? Puoi copiare questa stringa nella chat? Sì. Ma vabbè. Io non avevo il coraggio di fare questa domanda. Sei stufo? A scrivere. No, io ho provato, però a un certo punto non riuscivo più a... Non riuscivo a stare al pipi passo. Avanti. Come fate di parolaccio? Non l'ho detto fino adesso. Grazie, Giulio. E di che? Compiliamo. A me mi sta impegnando a scrivere. Wow. Ma fai bene, è tutto scritto. Oddio, ho scritto tutto. No. Sì. Okay. Non aver fatto niente. Allora. Ok. Uno... Questo è un indirizzo, ok, ed è il contenuto è 23, e va bene, ecco. Ok, poi c'è un indirizzo, vedete che asterisco pp equivale a p, e in effetti è così. Un attimo, a me mi avete perso proprio tanto, io sto cercando di scrivere sta riga, un attimo. Io a metà della stringa in effetti mi sono perso, sebbene l'abbia poi incollata. Allora, io mi sbrigo. Secondo me... Allora, guardate il risultato. Okay. Mm-hmm. Posso fare un disegno che può far capire molto meglio la situazione? Sì, fallo, se volete lo faccio io. No, fallo però poi salvalo, porca miseria. Ci provo. Stupido. Ok. Ok, io forse adesso ho capito. Ok. Guardate la diagonale dei risultati. Se voi guardate pp, asterisco pp e asterisco, asterisco ppp, avete sempre lo stesso numero. Se voi guardate pp e asterisco ppp, avete lo stesso numero, perché sono gli stessi indirizzi. Tra l'altro si vede una bella cosa da qua. Si vede come procede lo stack, perché tutta sta roba sta nello stack. Allora, questo è P, sì, bravo. Senza parolacce. Ok. Quindi, questo ha come argomento... Questo è l'indirizzo della variabile A. FF08. Ognuno ce l'ha diverso, ovviamente. Beh, certo, sono... È in questo caso qua. Un po' più P, vabbè. Dai, va bene. Non è che lo devi portare al museo. Poi... ma io sono un perfezionista. Oh, questo fa vedere anche come alloca lo stack. Vedete che lo stack viene allocato al contrario. Sono indirizzi sempre più bassi. Interessante questo. Naturalmente tutta sta roba è
in un quando programmate, non è che state a guardare, sapete che funziona in questo modo, basta, però una volta lo dovete vedere, ok? Per capirlo. Ma quelle lettere sono quelle del, del 16 di 1.30. Quali lettere? Puoi salvarlo per favore? No, scusami, però salvalo assieme al come si chiama? Salvalo col terminale in maniera che vediamo esattamente che è quello che stai scrivendo. Faccio salvarlo. No, tu aspetta, prendi prendi il terminale, tira fuori il terminale e mettici, perché dovrebbe salvarti tutto lo schermo con l'annotazione. Ah, ok, ok, ho capito, ho capito. Fate un attimo finire questa quest'opera. Questo lavoro di meticolosità. Quando uno comincia così poi finisce male. Quell'indirizzo. Vabbè. Ok. Puoi mettere il terminale che ok, mettilo lì, così ci fa vedere esattamente quello che stiamo vedendo. E adesso se puoi salvare tutto questo e lo metti insieme ai materiali. No, così va bene. Come si fa a fare tipo lo screen? Lo screenshot. Se tu vai in alto non ti dice salva l'annotazione o qualcosa, aspetta, forse me lo dice anche a me. Tu ah, clicca. Eccolo, eccolo, screen saved. Sì. Yeah. Ok. Salvo. Quindi tipo prendendo PP il primo numero che viene è PP proprio. Il secondo col primo asterisco è P e il secondo due asterischi è l'indirizzo di P. Dunque non è detto. Allora noi prendiamo per primo prendiamo l'indirizzo di A e lo mettiamo sì. Dentro un puntatore semplice. Ok. Perché quello è un puntatore semplice. Poi prendiamo l'indirizzo di quel puntatore, ok, che è un'altra variabile, e la mettiamo dentro un doppio puntatore. Ok. Poi prendiamo l'indirizzo di quel doppio puntatore e lo mettiamo in un'altra variabile che è un triplo puntatore. Dopodiché possiamo dereferenziare i puntatori per ottenere tutto quello che mi serve. Se io ho un triplo puntatore, so che asterisco PPP è un doppio puntatore e asterisco asterisco PPP è un puntatore semplice e asterisco 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 PPP è il valore. Chiaro? Cioè questa è... Queste operazioni che stiamo facendo si chiamano in gergo di dereferenziazione. Cioè il puntatore per me è un riferimento di memoria, no? Quindi quando io ne chiedo il valore che è contenuto dalla variabile puntata da quel puntatore, sto dereferenziando il puntatore, cioè sto chiedendo il valore. Ma il valore di P è la variabile A. Il valore di PP è P. Ok? Il valore di PPP è il valore di PP. E così via. Allora... Vi dico, allora, il valore però da PPP può risalire al valore di A? Certo, si può sempre fare, perché tu lo sai che se è un triplo puntatore ci metti 3 star e hai dereferenziato 3 volte.
Allora, questo è un esercizio molto astratto, perché non è che si vedono tutti i giorni queste cose, però almeno una volta nella vita le dovete vedere. Si vedono in certi casi. Vi posso raccontare quali sono i casi in cui si vedono. Per esempio, spesso allora, per esempio, mettiamo conto che abbiate un sistema di garbage collection. Sapete che cos'è? Di conferimento di rifiuti della nettezza urbana, dove la nettezza urbana è tutta la roba che adesso poi cominceremo a fare strutture dati, eccetera, eccetera, per cui mi capirete meglio, ma voi nel fare programmi si alloca molta memoria e poi la si restituisce indietro. Spesso e volentieri questa roba cioè la memoria si frammenta nel fare questa cosa, perché si alloca la memoria, poi la si restituisce in una maniera diversa. Quindi a un certo punto bisogna compattare tutti gli spazi vuoti e rimetterli a posto. Però in questi spazi spesso e volentieri ci sono dei puntatori. Se voi usate dei puntatori semplici, i puntatori nel riordinamento non puntano più alle cose giuste. Non so se mi sono spiegato. Vabbè. Quelli che stanno lì ormai sono persi, nel senso non servono più a niente. No, però uno potrebbe avere una tavola di puntatori, no? Che sono quindi quelle che si chiamano delle handles, sono delle maniglie, no? E riscrive quella tavola semplicemente e ha e di nuovo i puntatori puntano alle cose giuste. Vabbè, sono un po' troppo complicati questi esempi. Un altro uso di puntatori è quando avete degli array di puntatori, no? Mettiamo conto che avete una serie di oggetti puntati e quindi avete un array di questi puntatori che puntano a questi oggetti. Beh, naturalmente un puntatore che percorre questo array è un puntatore di puntatori, no? Perché un array di suo è un puntatore statico, costante. Vabbè. No, io penso che... Questo è interessante. Beh, allora facciamo un altro esercizio con i puntatori di puntatori, però stavolta lo facciamo di puntatori e basta. Questo lo chiami PTR, PTR1, e adesso facciamo che... facciamo una cosa un po' stupida, ma allora facciamo che A, invece di essere una variabile, è un puntatore e lo inizia no, scusami, è un array e lo inizializziamo subito. Quindi ho scoperto come si fa save as dalla tastiera. Come si fa? Vabbè. Ctrl Shift S. Sì. Bravo. Ok, facciamo rapidamente questo, perché poi siamo a 2 minuti dalla fine della lezione, sbrighiamoci. Vai, ingrandisci un po' che non vedo più niente. E un attimo che tengo tutto questa bomba. No, butta via tutto, cioè ricominciamo da capo. Questo printf. Allora scrivi int a uguale, no, int a aperta quadra, chiusa quadra. Questo scritto con tanto amore. Vabbè, rimarrà, mica che... No, int a aperta quadra, chiusa quadra, uguale. Ah, ok.
E poi mettiamo, lo inizializziamo con dei numeri, aperta graffa, 0,1,2,3,4. Com'è che si scriveva, che non mi sto ricordando? 0,1,2,3,4. Ok? Questo dovrebbe funzionare perché non definisco la dimensione di A, ma lo inizializzo. Adesso, adesso facciamo un array di puntatori. Quindi questo è int asterisco p aperta quadra chiusa quadra. E poi lo inizializziamo con gli indirizzi vari, cioè aperta graffa, scusami, ampersand a di 0, che potrebbe, no, scrivi a è già ampersand a di 0, virgola, che roba è? Se sta dentro le graffe, già. Poi ampersand, no, ampersand a di 1, no, a è una stenografia per dire ampersand a di 0, per cui potete usare a, e poi invece però per gli altri dovete usare le cose giuste, ampersand bla bla bla, a di 3, Anna, sto veramente aspettando questo drum a fine lezione. Questo drum. Basta. 0, 1, 2, 3, 4, no, non c'è 5. Ok. E dopodiché, adesso, questo è, lo lasciate così. Questo è un puntatore che punta all'indirizzo di P, il quale sarà un doppio puntatore. Ok? Adesso, per farla breve, poi se volete potete completarlo come vi pare. Potremmo invertire l'ordine. Ma in teoria questo qua, quanto è utile? Beh, questo è utile. Per esempio... Che cambia se io semplicemente metto int star p uguale a? No, questo è diverso, perché questo è int, cioè star p di 0 è uguale ad a, star p di 1 è uguale a 1, eccetera, eccetera. Questi sono... Non è la stessa cosa per... 5 puntatori qua. Ah, invece di 1 che va avanti sono 5, ok. Sì, e poi c'hai invece un puntatore che punta a p. Quindi questo è un puntatore a indirizzo costante, cioè è un array che ha tutti i puntatori a indirizzo costante. È un array che ha puntatori a indirizzo costante. Sì, potremmo, allora facciamo così, interrompiamo qua e come esercizio potete provare a fare, a parte gli esercizi che dovete fare per l'altra volta, potete provare a fare questa cosa, potete provare, qui non potete, cioè il punto è che P contiene tutti indirizzi e P li potete modificare come volete, no? Perché non è un costante, non c'è scritto, non state promettendo di non cambiarli. Sia P che PP potete modificarli come volete, potete incrementarli, decrementarli, eccetera, eccetera. No? Quindi, però in compenso non potete incrementare e decrementare A. Ok? Allora, l'esercizio consiste in questo. Provare a incrementare e decrementare A. Due punti,
Scusi, ma abbiamo provato a compilarlo questo qua? No, Ma questo. perché mi dava errore su... questa volta l'ho salvato in punto... no, un'altra volta punto C. Vediamo se è quello che dà. Vuol dire incrementare e decrementare a? Cioè, prendi l'indirizzo di A, no? E provi a farlo diventare, se tu fai più A, che cosa succede? Ok? Scusa, Non lo dovrebbe fare. cosa si intende per A0, quindi va. Abbiamo detto, sì, dovrebbe andare da 1, no? Se incremento A, ma in realtà non me lo fa fare perché A, che è definito come un array di interi, è l'equivalente di un puntatore a degli interi, quindi è l'equivalente di P, ma con la differenza che A è costante, non lo potete incrementare, mentre invece P potete incrementarlo. Cioè, se noi proviamo a incrementare A, lui ci dice no, non lo posso fare. Provate. Allora, Comunque a me va dà. bene. Anche Provare a a me incrementare. dà un errore comunque, A me se dà provo a cercare. warning, però non so se Ok, sbagli la scheda. commenta, aspetta un attimo, commenta questa riga 9. La cosa è provare a incrementare A, provare a incrementare P, provare a incrementare PP. E dare una spiegazione di quello che succede, ok? No, no, asterisco chiusa. Ok. Adesso compilalo, vediamo un attimo. Adesso Possibile, questo non lo facciamo, proviamo solo a compilarlo per vedere se compila. Boh, mi dà un warning. non lo so, adesso guardo. Eh sì. Ai ai ai. Dunque, Io ho fatto pure il printf. E mi dà 0 gli dà Pippo. lo stesso warning a Giulio anche, a cambiare da uguale. Allora, Sì, ho scusa, scritto ma pure il printf sotto, però. eleva l'ampersand di P, perché questo è un triplo puntatore, così. Ok, sì. Allora, il punto era questo, che se io prendo l'indirizzo di P, ok, Aspetta, com'è questo in possibile? realtà è un triplo puntatore, perché siccome P è un array, ok, è un array di puntatori, l'indirizzo di un array di puntatori è, cioè un array di puntatori è già un doppio puntatore. Capito quello che voglio dire? No, devi eseguire PTR, PTR1, non PTR. Vabbè, non fa niente, non gli abbiamo detto di fare niente, questo lo fate nell'esercizio. Ok? Quindi È io gli ho già... fatto fare. Vabbè. Scusi, Questo P è già di per sé un doppio puntatore? puntatore, Certo. questo è un array di puntatori di puntatore. No, allora, A è l'indirizzo, cioè un puntatore, un int, che punta alla prima locazione di A. Ok? P è un array di puntatori che punta alla prima locazione di P, no? Che contiene un puntatore, quindi è già un doppio puntatore. Ok? Quindi Ma quando io dichiaro un doppio puntatore, lo devo semplicemente puntare a P, perché quello è già un doppio puntatore. PP Ok. è un doppio puntatore, ma P è un puntatore e basta, cioè nel senso, possiamo No, disegnare al volo per... P è un array di puntatori, per cui è Ok, ma quindi all'interno di lui.
Ok, ma all'interno di P, come si naviga, diciamo, se così si vuol dire? Cioè, Allora, se tu fai se gli più passo l'indirizzo di P allora, se tu normale, allora P, no? P è l'indirizzo di A, ok? P di 1 è l'indirizzo di A di 1, P di 2 e così via, ok? Dopodiché, se io faccio asterisco P, no? Ho il contenuto del primo valore. Però se faccio asterisco P, asterisco più più P, cioè il contenuto del secondo valore, perché ho incrementato il puntatore e poi ne prendo il contenuto. Provate a Se io fare. incremento più, appunto, se io vado da P, passo da il primo array, scusi, il primo valore in questo, il primo puntatore in questo array al secondo puntatore sempre nello stesso array. Sì. Il problema è che P è costante perché P anche è un array. No? Quindi però potete farlo con asterisco asterisco PP. In questo momento, se io faccio asterisco asterisco PP, mi darà 0, perché mi darà il contenuto del primo indirizzo, eccetera, eccetera. Fate tutte le prove che volete qua, e però di ogni prova date una spiegazione. Vabbè, ci si proverà. Dovete provare a incrementare A e non dovrebbe funzionare. Quando non vi funziona il codice, vabbè, date una spiegazione e tenete la parte commentata. Ok? 5 minuti di pausa? Pure 10. Pure 10. Ok, va bene. Caffè. Ciao. Ci vediamo sull'altra. Ah, quindi stop. 4-4, no? Stop Quell'altro. recording. Ok.